Quando si parla della faccenda Rossi Marquez e si argomenta con il foglio dei tempi, che è già una cosa evoluta, per la quale già il 99% delle persone non capisce, la gente risponde: perché tu non parli così? Perché non hai visto il video di analisi di Loris Reggiani? Se avessi visto quello, non parleresti, tanto per, lì spiega tutto. In realtà siamo andati a vedere questo video di analisi. E abbiamo scoperto che di analitico non c'è molto, sono delle affermazioni di parte, ma non c'è nessuna analisi. Allora abbiamo pensato con l'ingegner Nicola Smainardi di fare un'analisi noi. Il perito di parte Loris Reggiani ha dichiarato nel dopogara della Malesia di essersi andato a guardare i tempi di Philippe Island e di aver visto chiaramente ciò che notava anche Rossi Valentino in merito al comportamento di Marquez. Nella fortezza delle scienze di Mr. Helmet abbiamo pensato di fare la stessa cosa. Insomma, tutta questa evidenza secondo noi non esiste. Adesso vi diciamo perché. Sembra uno di quegli studi delle creme antirughe dove dici che se bagni la pelle poi sembra morbida. Abbiamo fatto l'analisi giro per giro, fatta con la tabella dei tempi, con un video della gara nel tentativo di riportare oggettivamente i dati e segnalare le inesattezze del discorso del segretario Reggiani, per poi cercare di farmi spiegare dai teorici sostenitore dell'antisportività di Marquez, dove si evince che questi dati evidenzino come Marquez abbia rallentato Rossi. Visto che fino al quinto giro rimangono tutti attaccati, l'analisi inizia dal sesto giro. Nel giro 6 Marquez va lungo alla prima curva e così perde già 4 decimi rispetto al giro precedente. Nel secondo settore gira 3 decimi più piano, ma c'è davanti Valentino. E quindi fino a che non lo sorpassa il tornantino. Nel terzo settore gira solo un decimo più lento, nonostante Valentino lo attacchi all'interno. Nell'ultimo settore gira altri 4 decimi più lento, ma perché alla curva prima del curvone, Rossi lo attacca e vanno un po' larghi. Nel frattempo Lorenzo va via. Giro 7, Marc Marquez passa entrambi, Valentino è bloccato dietro Iannone e non riesce a passarlo. Al giro 8, sì, 8, Marquez e Rossi iniziano a spingere e la differenza si vede. Rossi migliora di 9 decimi il suo tempo sul giro, superando anche Iannone. Iannone si stacca perché gira solo in 29,8. Per i 3 giri successivi, Marc e Valentino girano un po' più forte di Lorenzo e gli recuperano terreno. In questa fase non si può dire che Marquez rallenti Rossi. Nel giro 12 Marquez gira molto piano, però va lungo la prima curva. È vero che nella restante parte del giro perde altri 5 decimi. Come vedremo, però, l'altalena dei tempi sul giro, non sarà una cosa strana in questa gara perché coinvolgerà tutti i piloti a turno. Iannone in questo giro nel frattempo recupera il contatto con Rossi, il contatto con Marquez e fa un po' di bagarre. Nel giro 13, dopo l'errore, Marquez torna sul 29,5, Valentino sul 30. Entrambi devono risorpassare Iannone. Nel giro 14 Marquez gira in 29,2, ma anche Rossi e Iannone migliorano 3 decimi. Nel giro 15 tutti girano sul loro passo e guadagnano su Lorenzo, che ovviamente perde. Nel giro 16 Rossi passa da 29,6 a 30, Iannone da 29,8 invece. Il giro 17, Lorenzo gira a 30 e 0 e Marquez si è attaccato. Iannone supera Valentino che gira ancora in 30. E sembra avere un calo in questa fase, lui però, da solo. Nel giro 18, Marquez passa Lorenzo che gira in 33 e si prende 3 decimi da Marc, insomma, Marc stesso nell'ultimo giro. Anche se il geometra Reggiani dice che Lorenzo negli ultimi 20 giri di gara non va mai sopra il 29. Il ragionier Reggiani sbaglia o lo fa apposta. Iannone va più veloce di Valentino, che gira ancora sul 30,0. Valentino ha dichiarato che Marquez lo ha rallentato per far tornare sotto Iannone, ma Iannone in questo caso va già più forte di tutti, quindi sarebbe stato della partita comunque. Qui forse Valentino ha un calo di gomma, infatti anche Sanchini dice in telecronaca che pare che le gomme stiano calando per tutti. Bisogna guardare la gara insieme al foglio dei tempi e ai dati per capire cosa succede. Fatto. Giro 19 e improvvisamente Rossi gira in 29,5, mezzo secondo di differenza. Marquez e Lorenzo rimangono sul 29 alto. Iannone e Valentino ovviamente guadagnano sul duo.
al giro 20, stessa situazione del giro 19. Iannone ha preso Lorenzo, Rossi è dietro di mezzo secondo, ma come faceva quindi Iannone a rallentarlo con i sorpassi in rettilineo? Lo rallentava. Il giro 21, Marquez gira piano, 33, e si fa recuperare in mezza pista 3 decimi da Jorge Lorenzo, che lo passa. Iannone gira più lento perché è dietro Lorenzo, ma comunque prende da Jorge 1 decimo al terzo settore, quello in cui Lorenzo passa Marquez. Segno che Lorenzo spinge per passare Marquez e non gli regala niente nessuno a Lorenzo. Complice questo giro lento, Rossi recupera il mezzo secondo sugli altri. Nel giro 22 Iannone supera Marquez, che è ancora lento, ma anche perché c'è bagarre. Giro 23, Marquez e Valentino devono risuperare Iannone, che passa da 29,8 a 34 in un giro solo. Quindi anche Iannone faceva il gioco di Lorenzo, anche Iannone rallentava apposta. Marquez e Valentino girano in 30,0, Lorenzo ha 6 decimi sugli inseguitori. Giro 24, giro pulito di Marquez davanti, con Marquez davanti recuperano su Lorenzo. Giro 25, questo è il giro in cui Valentino attacca Marc Marquez. Vanno lunghi e Iannone li passa tutti e due in accelerazione, perché va detto che in Australia Iannone ha un motore da paura. Prima di quella curva, Marc Marquez gira solo 3 decimi più lento del giro prima, quindi non stava rallentando clamorosamente. Quel sorpasso di Valentino, tuttavia, fa perdere a entrambi 6 decimi. Nel giro 26, Marc fa un primo settore da paura, molto veloce, gira in 29,6, risuperando Rossi. Marc e Iannone girano in 29,6, recuperando su Lorenzo. Nel giro 27, Marquez fa il giro capolavoro che quasi tutti ricordiamo, migliorando di 4 decimi dal giro precedente, non di un secondo, come dice l'ingegnere Reggiani, che ci si frega 6 decimi non so da dove. Lorenzo gira 33, quindi non un secondo, 4 decimi. E quindi è diverso raccontare una cosa così, di un recupero così, perché se uno si ruba 6 decimi dal giro, vuol dire che inventa qualcosa che non c'è. Anche Iannone nel frattempo rallenta di 7 decimi, anche se si sorpassa un paio di volte con Rossi e a inizio giro con Marquez. Quindi vogliamo dare del complottista a Lorenzo, che all'ultimo giro con 6 decimi sui 3 inseguitori magari sta un po' tranquillo, abbottonato per non cadere, non buttare la gara, quando altri durante la gara hanno avuto variazioni anche più significative delle sue. E lo stesso Iannone gira 7 decimi più lento. 7 decimi veri, non quelli inventati dall'architetto Reggiani quando gli servivano come comodo per sostenere la sua tesi. Nello stesso giro, anche se in lotta con Rossi è comunque tanto, è strano chiedersi come mai succeda questo. Lo stesso Sanchini, alla fine del penultimo giro, afferma che Lorenzo ormai è irraggiungibile. Lo dice in cronaca. Possiamo quindi supporre che anche Lorenzo si sentisse un po' al sicuro vedendo 6 decimi sul cartello dai box all'ultimo giro e sapendo che dietro a tre avversari in lotta per il secondo posto uno non uno solo che può fare il tempo per venire a prenderlo. Da questa analisi si può vedere che ci sono certi giri in cui Marc va piano, ma se raffrontati con differenze sul giro avuto anche da altri piloti. Soprattutto il passo di Iannone negli ultimi giri, ma anche il calo di Valentino intorno al giro 17 e la sua ripresa dal giro 19, non sembra che ci siano differenze enormi. E queste differenze, quando succedono ai piloti, non sono sempre dietro Marquez, quindi non è possibile dire che queste differenze, anche di rallentamento, siano un effetto causato da un comportamento scorretto e ostruttivo di Marquez. Il comportamento imputato a Marquez è quello di rallentare appena aveva Rossi dietro. Se facciamo questo ragionamento, allora anche Iannone ha rallentato gli altri due al giro 23, rallentando di ben 6 decimi. Un altro fatto che non regge nella teoria sostenuta da Rossi e avallata dal professor Reggiani è che se Marquez ne aveva effettivamente di più, perché non passava Lorenzo, non si metteva a spingere sul 29,5 per portarsi dietro Lorenzo e non far tornare su gli altri italiani?
Inoltre, tutti in quella fase di gara hanno avuto un calo di gomme. Rossi al giro 16, si vede dai tempi, Lorenzo al giro 17 e Marca al giro 21 più tardi. E tutti hanno avuto anche una ripresa dopo quel calo. Perché il calo di Marquez dovrebbe essere sospetto e quello degli altri no? Perché dovrebbe essere strategico e quello degli altri no? La gara è stata un po' strana dal punto di vista dell'altalenanza delle prestazioni, ma lo è stata per tutti, praticamente allo stesso modo. Sebbene la gara sia stata strana, non ci sono elementi clamorosi e evidenti per poter dire che Marc Marquez ha fatto una gara per ostacolare Rossi. Ci sono delle piccole stranezze, come quella di Marquez che gira più piano al 12° giro o Lorenzo che gira più piano all'ultimo giro, ma sono due casi isolati in 27 giri di gara e riscontrabili in misura simile anche in Rossi e Iannone, l'abbiamo detto. Delle piccole stranezze non possono, secondo me, costituire diciamo rendere valida un'accusa come quella fatta a Marquez, un'accusa di antisportività di un professionista. Può essere comprensibile da parte di Rossi sostenere una tesi del genere, perché non riuscendo a ottenere quello che desidera, comunque è nel suo diritto della strategia sostenere queste tesi anche come tattica. Qualsiasi ingegnere, ma anche non, che guardi questi dati in maniera oggettiva non può concludere che ci siano elementi sufficienti, non dico per incastrare Marc Marquez, ma nemmeno per accusarlo. Quindi se Rossi si fosse confrontato con il suo team prima di sostenere questa tesi, l'avrebbero comunque messo di fronte a questi dati, si sarebbe reso conto anche lui che non poteva essere sicuro di questa teoria e lanciare accuse, a meno che non avesse lo scopo specifico di farlo apposta. Per questo può essere che sia stata una strategia da parte di Rossi. È inaccettabile però che ci siano stati insulti pesanti da commentatori che dovrebbero avere prove oggettive ed evidenti per lanciare accuse gravi come quelle mosse dal rettore Reggiani e da larga parte dei media italiani, mascherando da video analisi un video che analisi non è. Vorrei capire quali sono queste prove evidenti che giustificano la gogna mediatica di Marquez e se sono confrontabili con i dati fatti su questa analisi, non parole generiche, ipotesi dette così senza riferimenti precisi sul giro come quelli dette dall'onorevole Reggiani, ma fattispecie specifiche riscontrate in un giro specifico con i tempi specifici. Altrimenti l'unica soluzione è che qualcuno vi abbia raccontato una storia che vi piace e vi fa comodo e voi vi siate appoggiati a quella perché era quello che volevate sentirvi dire. Un'ultima cosa: non bisogna far passare come spiegazione il fatto che in Malesia ne abbiamo avuto la prova, perché anche se il comportamento di Mark fosse da ritenere scorretto a Sepang, non implica che fosse stato scorretto anche in Australia. Nel mezzo ci sono state le accuse di Rossi, l'opinione pubblica, che possono aver fatto arrabbiare Mark, il quale ha deciso di fargliela pagare. Quindi dire che le teorie di Rossi su Phillip Island sono fondate per il comportamento di Marc Marquez a Sepang è un errore di inversione causa-effetto, si chiama. Chissà se il senatore Reggiani ne ha mai sentito parlare. Un errore piuttosto evidente. Bisogna rispondere su Phillip Island. Sepang è stata una conseguenza di Phillip Island, non una causa retroattiva. Nella pagina di Mr. Helmet dedicata a questo pezzo, che mi è costato capelli, barba e la morte prematura dell'ingegnere Nicolas Mainardi, che è quello che ha fatto i calcoli, nella pagina dedicata a questo pezzo ci sono in allegato i giri dei piloti, settore per settore, la tabella dei tempi e le posizioni ad ogni giro. C'è inoltre, per i nerd bimbi minchia che vogliono veramente fare un'analisi e controllare se quello che abbiamo detto è corretto, anche i dati aggregati, un'analisi dei dati aggregati con uno schema in Python, si chiama, gli indici calcolati e il codice dello script che fa ricostruire questa stessa analisi per chi ha
un minimo di capacità e voglia costruire un'analisi vera e non una pubblicità della Mondial Casa o di Vanna Marchi. Ovviamente sempre per chi vuole fare i conti davvero e non sentirsi dire quello che già si aspetta perché è che vuole sentire.